Sarebbe stata aperta un'inchiesta nei confronti di David Copperfield, il famosissimo illusionista americano. Sembrerebbe infatti che il famoso mago sarebbe accusato da ben 16 donne perché avrebbe avuto una condotta sessuale non corretta, o meglio, non appropriata. Metà di queste donne, quindi circa 7, avrebbero dichiarato, cioè 8, scusatemi, avrebbero dichiarato che al momento delle molestie avrebbe avuto meno di 18 anni di età, quindi minorenni, addirittura forse qualcuno anche 15 anni sarebbe stata. Il quotidiano però, il Guardian, fa sapere che l'uomo non era a conoscenza, non è stato messo a conoscenza della loro età. Ci sarebbero accuse molto pesanti, avrebbe addirittura drogato 3 donne prima di avere dei rapporti sessuali intimi, quindi con loro, ma non sarebbero rapporti che sarebbero stati, come si dice, accettati. Le denunce con l'uomo di 67 anni di età andrebbero dalla fine degli anni 80 all'anno 2014, non solo tantissimi anni fa, va bene? Addirittura altre donne avrebbero fatto sapere di avere subito dei contatti molto spinti durante delle performance dal vivo. In un altro caso la donna avrebbe riferito che lui avrebbe preso la mano e l'avrebbe costretta a toccarlo in maniera indebita e impropria. La ragazzina in questione aveva 16 anni quando era l'oggetto del suo desiderio, va bene? Gli avvocati hanno fatto sapere che non ha mai tenuto un comportamento inappropriato con nessuno, ma neanche con minori. Questi sono gli avvocati che parlano, ovviamente. Grazie a tutti, cosa ne pensate voi? Datemi le vostre opinioni, ci tengo a vedere. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate e ciao a tutti.